Bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale. I video di oggi sono più spaventosi del solito, quindi mettiti pure comodo e cominciamo subito. Nel primo video, un ragazzo si fa riprendere dalla sua ragazza con la telecamera. Il ragazzo si avvicina alla finestra della propria casa. Ad un certo punto succede qualcosa di incredibile. Che giocando alla terra. Mentre il ragazzo si avvicina alla finestra, lo spirito di una bambina sbuca fuori all'improvviso, vicino all'angolo della finestra. Il giovane si spaventa e si allontana immediatamente. Rivedendo le immagini più da vicino, si possono notare i lunghi capelli e il suo viso completamente pallido. Un uomo di nome Villa Garcianos ha raccontato che l'edificio di fronte a lui è abbandonato. Ad un certo punto nota da una finestra dell'edificio qualcosa di strano. A quel punto decide di scattare una foto e ciò che rimane impresso è davvero impressionante. Il video seguente è stato ripreso da un uomo di nome Valo Lopez. L'uomo, in piena notte, sente provenire al di fuori di casa sua uno strano rumore. L'uomo esce fuori con la sua telecamera e a quel punto nota un'ombra nera che porta su e giù una carrozzina. Non so voi ragazzi, ma io mi immedesimo in quella persona che esce fuori casa e vede quest'ombra nera che porta questa carrozzina a passeggio. Devo dire che questo filmato è davvero inquietante. Voi cosa ne pensate? Dei ragazzi, dopo essersi divertiti a una festa di un loro amico, stavano tornando a casa. Ad un certo punto, in piena notte, notano la strana figura di una ragazza passare proprio davanti a loro. A quel punto uno dei ragazzi tira fuori il telefonino e riprende questa scena. Questo è ciò che è stato filmato. Che se sa madre, wey. No mami. Che si oye. No, no se pasen de no, oh, la verga. Vámonos, güey, no mames, la verga. ¿Qué es esa madre, güey? No mames. ¿Qué se oye? No, no se pasen de no, oh, la verga. Vámonos, güey, no mames, la verga. ¿Qué es esa madre, güey? Questa fotografia è stata scattata da questa ragazza durante una festa. La giovane lascia un attimo le sue amiche e va in bagno. Entrato in bagno, decide di scattarsi una foto vicino a questo specchio. Rivedendo poi la fotografia, si accorge che sullo specchio non è riflessa la sua immagine, ma al contrario, lo specchio riflette la figura mostruosa di una bambina, dall'aspetto demoniaco. Il video seguente è stato ripreso da una telecamera di sicurezza. Il filmato non è molto limpido, ma mostra una strana creatura che si muove in modo agile in mezzo ad alcuni cespugli. Una telecamera di sicurezza cattura la figura di una ragazza con una lunga veste bianca che entra in un edificio abbandonato. Le immagini sono davvero impressionanti. Questo è ciò che è stato filmato. Il video che state guardando è stato ripreso da una telecamera installata nella stanza di questo bambino. Mentre il piccolo sta per addormentarsi, accade qualcosa di strano. All'improvviso, lo sacchiotto che è nella culla del bambino gira la testa, come se avesse preso vita propria.
È vero che ognuno di noi ha le proprie passioni, come nel caso di questo ragazzo, che è appassionato di horror, decide di incominciare a collezionare abiti e manichini che appartengono al paranormale. Una sera, mentre il ragazzo era da solo, ha notato che alcuni suoi manichini incominciavano a muoversi. Preso dal panico, incomincia a riprendere il tutto con la sua telecamera. Questo è ciò che è stato filmato. Nada más. È l'unico che... Te pedí que por favor no me asustes. Eso significa que no tenés que hacer ruidos ni nada cuando me voy. ¿Qué querés? Decime qué querés y yo te voy a poder ayudar. Pero por favor decime qué es lo que querés. Estos perros pelotudos están acá, como si nada. Y todos los videos que dicen que los perros ven algo, es todo mentira, boluda. Este puto maniquí se movió hace 5 minutos atrás. Por favor, si hay alguien acá, que por favor me dé una señal de algo, lo que sea. Por... ¡No! ¡Amigo! ¡Amigo, no! ¡La puta madre! ¡Amigo, no! Video davvero spaventoso. Fatemi sapere nei commenti quale di questi video vi è piaciuto di più, ragazzi. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima.